Senti, se vogliamo mangiare, credo che dovremmo... Ma stai ancora dormendo? Mi sento proprio bene. Ah, mi sono addormentato senza neanche ringraziarti. Oh. E tu come ti senti? Benone, ma tra 10 minuti chiude la cucina. Sei contenta? Mm-hmm. Ho riservato un tavolo, ma tu sai come sono. Tu sai di cosa parlo. Come ti è sembrato? Molto simpatico. Simpatico? Sì. Simpatico e basta. Perché simpatico non va bene? Simpatico non mi sembra la parola giusta per descrivere due corpi allacciati in un trasporto celestiale. Non incideresti simpatico sul granito del bacio di Rodin. Simpatico è quando il macellaio o il falegname si ricordano di mandarti una cartolina dalle vacanze. Quello è simpatico. Ma per quello che abbiamo appena fatto noi, il commento va da disastroso fino a sensazionale. Si sono aperti i cieli, si è mossa la terra. Ma per favore. In queste cose ci vuole tempo. Si tratta di corpi, non di macchine. Non basta schiacciare un bottone e via, si muove la terra. Ma per me si è mossa e come? Beh, fortunato te. Oddio, siete tutti uguali. Questa ossessione maschile della prodezza sessuale, che è così tipicamente americana. Ah, sì? Proprio così, se non ti dispiace sentirtelo dire. Di sentirmelo dire non me ne frega niente. È l'espressione che non riesco a sopportare. Tipicamente americano. Perché no? Non esistono cose tipicamente americane. Oh, 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 oh. Perché tipicamente americano è una frase senza senso. L'America è grande, lo sai? Di quali americani tipicamente americani vuoi parlare? Dei tassisti di New York, dei minatori della Pennsylvania, degli studenti di Harvard, degli Harlem Globetrotters o delle figlie della rivoluzione americana? Di quelle parli, ti dirò una cosa: sono tutti come cani e gatti. L'unica cosa tipicamente americana di 200 milioni di americani è che non fanno mai niente di tipicamente simile. E questo vale anche per quando fanno l'amore, dovresti saperlo anche tu. Oh, ma certo, essendo andata a letto con 200 milioni di americani. Ma non fare l'idiota. Ma perché ti arrabbi tanto quando dici che per te è andata bene? Non ho mai visto qualcuno cambiare così alla sveglia. Cambiata sarà mia nonna, io sono sempre lo stesso affettuoso americano ossessionato dal sesso di 20 minuti fa. E ricordati bene una cosa. Non c'è modo migliore per un uomo di cominciare una giornata se non attraverso quella inebriante, esaltante sensazione che viene dalla certezza di aver appena spappolato un bersaglio. Spappolato un bersaglio? Immagino sarà una tua metafora neanche tanto velata e certo di contenuto sessuale. Si fa capire. Posso farti notare, cosa di cui non ti sei mai accorto, che le donne sono leggermente diverse dagli uomini. Ci vuole tempo con loro, una certa sensibilità. Per le inglesi. Per tutte le donne ci vuole solo il cervello di un ginnasiale ritardato per non saperlo. Chiudiamo il discorso. Oh, per Diana. Oh, per Diana che cosa? Niente. Vai! Il tempo che ci vuole per conoscere qualcuno. Hai perfettamente ragione. Tempo e scocciature. Molto tempo e molte scocciature. Sì. Non vuoi fare colazione? Un sandwich mi basta, giocherò a golf. Bene, ti seguo. Non sentirti obbligata. Oh, un po' di movimento mi farà bene. Giusto, ecco, quello che ti è mancato a letto poco fa.